Buon salve signori, benvenuti in Fire Emblem Shadow Dragon, ovvero il remake del primo Fire Emblem per Nintendo DS. E quindi direi di iniziare la nostra avventura nel regno di Acania. Facciamo nuova partita. Ah, difficile. Ah, forte. Il Dr. Comisto ha spietato. Dettagli. Tanto tempo fa, Midius, re della stirpe dei draghi, conquistò questo continente, dando inizio a un'era di terrore e disperazione per tutti i suoi abitanti. Il periodo di tirannia fu interrotto da un evento miracoloso. Dalla regione Altea giunse un uomo che recava con sé una spada divina. Egli sfidò il drago Ombra e lo sconfisse. Per qualche tempo nel paese regnò la pace. Però, dopo un secolo, il drago Ombra tornò. Si alleò con un re malvagio che aspirava a conquistare il mondo e insieme attaccarono regno dopo regno. Ancora una volta l'oscurità minacciava di estendersi all'intero continente. Toccò re di Altea, discendente dell'eroe che aveva eliminato il drago, partire con la sua divina spada e andare incontro al suo destino. Ma fu tradito dal suo alleato più stretto e caddero re e regno. Il principe Marf fuggì dal castello e si rifugiò sull'isola di Talis, ma a caro prezzo. Sua sorella Elis rimase per permettergli di fuggire. E le nostre vicende cominciano qui. Marf, principe di Altea, ebbe fortuna. Anche se la Doluna gli aveva tolto il regno, lasciandolo con un pugno di cavalieri, la sua vita era salva. Marf riuscì a giungere su una isola est, Talis. Talis era un piccolo regno senza un ordine di cavalieri famoso, ma il suo generoso re permise a Marf di usufruire di una fortezza orientale. Quando il re vide Marf tremare per la disperazione e la rabbia, gli disse: «Principe Marf, so che amate vostra sorella dal profondo del cuore, ma dovete essere paziente, il tempo è della vostra. Se restate diventate più forte, verrà il momento in cui potrete aiutarla». Così Marf resta a Talis, protetto dai suoi gentili amici, e passarono gli anni. Sire, visite dal castello. Scusate. Sire, visite dal castello. Si tratta della principessa Shida. Shida, che è successo? Siete così pallida. Marf, venite presto, il castello. I pirati di Galdar sono apparsi dal nulla e ci hanno attaccato. Hanno fatto irruzione nel castello uccidendo chiunque gli si parasse dinanzi. Temo per mio padre. Calmatevi, Shida. Avete fatto bene a venire qui. I cavalieri migliori d'Altea non lasceranno Talis nelle mani di quei farabutti. Venite, andiamo al castello. E cominciamo con i nostri sweghini, partendo dal più importante. Abbiamo Marf, Jägen, Gordin, Hydrog, Shida, Abel, che chi caspita se ne frega, e il nostro amicone Kane. Allora, quindi direi di... Visto che voglio far salire Kane perché è lo Swag Knight, per chi non sapesse la storia di Kane, vada su Principe Morph e vi lascio il link qua sotto. Direi di far muovere lui perché sì. Anche perché ha la lanciaferro. Sì, il mio scuro solito, lo sapete. Allora, poi vediamo un po'. Abel, lo mandiamo qui. E queste qua sono tipo delle cittadelle che può visitare solamente Marf. Principe Marf, il vostro arrivo è una benedizione. Nel villaggio siamo riusciti a raccogliere 10.000 monete d'oro. Se vi fa piacere, usatele pure per armare i vostri uomini e liberare dalla vostra terra da questi pirati. Grazie. Mandiamo Gordin, che è inutile qui. Buongiorno. Come posso aiutarvi? Allora, vediamo un po'. Giavellotto sicuramente. No. Spadaferro e lanciaferro. Dovremmo essere a posto. Nope.
Buon Dio, Hydro, quanta difesa hai per essere all'uno. E qui abbiamo Jäger, anche i pre-promoted che serve solamente a... Ah no, non serve a niente. Shade. Ciao. Kane, venga, venga. Il nemico può arrivare da Gordon. Ok, quindi mettiamo tipo Gordon qui. Dammi le robanze. Thanks. Almeno appena sale di livello arma può usarla. Perché ogni personaggio ha un livello arma. Vedete lì dove c'è D ed E. Praticamente già avevo il D, quindi per usarlo devo fargli usare un po' le lance allo Swag Knight Kane. Tutto qui. E poi vige il triangolo delle armi, ovvero spada batte ascia, ascia batte lancia e lancia batte spada. Poi ci sono altre armi come la magia e l'arco che sono estranee a questo triangolo. Usca. Ok, e diamo un po' di esperienza a Shida magari. Wait a sec. Scambia. Give me the thing. Ok. Possiamo uccidere Hydro che tanto colpisce. Spero. Ok, ha colpito. Oh no! Doppia, doppia? No, non doppia l'avversario. Perché per doppiare bisogna avere 4 di velocità in più. Tutto qui. Mandiamo il nostro amico Morteo. Allora, vi verrebbe istintivo usare lo spadino. Perché ha più potenza, no? Cioè, nel senso, ha più critico, però dovete risparmiarlo. E non far come me adesso, per unità che su cui è super efficace. Perché è efficace molto sui cavalieri come Kane o Abel, oppure i generali tipo Hydrog. Swag! No, allora, aspetta, siamo in difficile. Non facciamo stronzate. Ah, ok. Speriamo. No, niente potere dello sculo, niente. Tocca usare Gordon. Purizo, understand. Tranquillo, tanto dopo aver istruito la George, quindi mi spiace. Ecco, cercate di usare il meno possibile Jägen. Fate serie di livello le vostre unità. Sì, quanto Cristo tolgono questi. Allora, c'è lo Swagnet King che mi sta morendo, penso. Ah no, è Abel, chi se ne frega. Ok, scherzi a parte, vediamo un po' come muoverci qui. Allora, Abel è il level 8, quindi. Sculo, vieni a me. Sì. Poi. Cristo, bello. No, mi togli uno. E adesso puntiamo, vediamo cosa può fare Gordon qui. Non voglio far salire Gordon però. Facciamo salire lo Swag Knight. Vai. Vediamo un po', qui niente. Ok. Sì, è sicuro, colpisce. A meno che l'RNG sia stronzo. Oh. Oh no. Devo controllare giusto una cosa. Ok, fa un 6x2, con lui toglie 5, quindi anche l'altro toglierà 5, qui. Però ne arriva uno. Perché le unità che muoiono, perché le unità che praticamente vanno a 0 punti vita muoiono. Semplicemente non può riutilizzarle.
tranne... ma non voglio farvi spoiler, sinceramente. Questi qua... E la Madonna... Vai. Coso. Mannaggia il clero. Fine. Ah, c'è Gordon che se ne frega. Cazzo, mi ha doppiato. Vai Shida! Shida è abbastanza OP all'inizio. No, Morteo! Allora, con calma, questo qui è lì, ok, non si muove finché non entra nel raggio d'azione. Quindi... Ok, almeno questa volta l'ha colpito. Per il buon bambino Gesù. Fermati lì. Swag. Ma che... No. Ma... I meglio level up. I meglio level up. Dai, sculo. Yes. Oh, nose. Davvero. Ok, non becca Gordon, al massimo becca Marf, chi se ne frega, non dovrebbe ucciderlo, no. Bene. Wow, la prima uccisione di Shida. Wow. Hydrog. Prego. Oh, buon Dio, sta muovendo l'arciere. Vediamo. Ok. Potere dello sculo, vieni a me. Ti pare? Vabbè. Pam 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 pam. Aspetta, quanta velocità ha quel coso? 7, ah ok, non mi doppia in ogni caso. Muoia! Posto? Quanti ne rimane? Pochi, penso, infatti. Aia! Che adesso con calma potrebbe essere più incisiva Shida, in effetti. Ok, mandiamo Shida. E cerchiamo di far salire il principino. Sali bene questa volta. Ma porco! Questa è la run degli aumenti di merda. La chiamavano la run sfigata. Sì, però io non mi muovo, Sia mai. Gordon che è inutile. B.
Appena ci tutti mandiamo avanti la trovo che buona. Cercate di perdere meno unità possibile. Più che altro, se volete fare capitoli gate, ovvero quelli aggiuntivi che non sono obbligatori, dovete perdere un po' di unità. Ed è quello che farò io per andare al capitolo 6X. Capirete dopo perché. È una sorpresina. Ok, con calma. Sono messo nella merda. No, sta fermo tu. Coso. Ok. Ok, l'ho colpito. Dov'è lo Swag Knight? Qua, d'accordo. Vai, Morteo! Devo far fuori quel coso. Ma fanculo. Mangia esperienza di merda. Più che altro che c'era Gordon in pericolo. Ok, prego. Oh, nose. Get wrecked by the Swag Knight. Badaboom. Ok, questo è a posto. Ci manca solo il boss in teoria. Perfetto. Morteo, vai a prenderlo. There is. Ok, basta. Portatemi con voi, non ve ne pentirete. Si abbia il tuo lì a recuperare. Tanto mando avanti Morteo. Tu coso aspetti qua che dovrebbe avere una scure. Ah no, acciaio. Ok. Vediamo quanto. Dovrebbe togliere un attimino in effetti, eh. Porco schifo. Ok, attendi qua. Ah beh, puoi anche andare avanti adesso, chi se ne frega, anche se muori. Ok, e fine. Le forze alterne, dici? Ah, ma mi sembra tutt'altro che forti. Guardalo come lo evita, guardalo. Facciamo guadagnare un po' di esperienza a Risk, tanto. Ecco, ora possiamo farmare un attimo di esperienza con quel coso. Un level up decente. Complimenti. Andiamo avanti così per un attimino. Però è un attimino forte il tipo qui, eh. Andiamo Morteo per il momento. Minchia. Ah giusto, c'è Gordon. Usca. Davvero. Mi hai crittato con uno, davvero. Che cazzo di rana è questa? Non mi ha mai crittato con uno quel coso.
Oh, e dai. Vai Abel, missa clamorosamente. Yeah. E il brutto che qui manco guadagnando esperienza in questo modo. Prego, prego. Sta a togliere 3 alla volta. E lui recupera troppo alla volta. Vai! Yay! Aia. C'è nessun altro col giavellotto qui, vero? No, no. Abel? Devi farcela. Affanculo, Abel. Shish. Sto quasi un taglio troppo. Fine. Il fatto che non voglio usare Yegen perché minimo me lo ammazza. Hai 85% di beccarlo. Non puoi mancarlo in quel modo. Dai, adesso minimo beccherà Abel. Ma porca Eva. Adesso io me lo sento. Me lo sento. Io... No, aspetta, sì, è 3 PS. Proverei con Mart. Tanto è uguale, vai. Yes. Yay. Oh boh. Perché fai questi level up di merda, Mart? Oh wow, un unguento, che bello. Facciamo guadagnare esperienza, Riss. Vai. Ah, Principe Marf, ci avete salvati proprio quando tutto sembrava perduto. Vi sono davvero grato. Ragazzo, credo che ormai siete pronto. Se volete andare in Aurelis per cercare alleati, contate pure sui miei uomini per arrivarci sani e salvi. Il Capitano Ogma è uno spadaccino coraggioso e leale. Lui e i suoi vi serviranno come si conviene. Ah, un'altra cosa. Nel corso del viaggio incontrerete sicuramente molti che odiano la Doluna. Alcuni potrebbero nascondersi nei villaggi, altri forse sono stati catturati e obbligati a combattere. Sta a voi trovarli e convincerli a sposare la vostra causa, capito ragazzo? Ora andate, il momento è giunto. Siete paziente, concentrato e forte, sono certo che farete grandi cose. E qui finisce il capitolo 1.